Ciao a tutti, io sono Antonio, Beagle Needs su Ravelry e Instagram e vi parlo da Granada in Spagna e questo è un podcast di maglia, Knitting Podcast. E qui non facciamo un tutorial, semplicemente parliamo di maglia, di tutte le cose che riguardano la maglia. E queste sono delle chiacchierate per quello che c'è oggi ancora con noi, Francesco, il venerdì della maglia. Ciao Francesco. Ciao Antonio, come va? Bene, bene, qua si sta morendo, si muore dal caldo, non so da voi. Anche qui, anche se un po' piovuto, però in realtà c'è molta umidità e c'è caldo anche qui ancora. Ok, ma tu sei a Modena, vero? Esatto, sì. Ecco. E niente, questa è la seconda chiacchierata che facciamo noi. Secondo me oggi parleremo delle cose molto interessanti anche. Sì, esatto, esatto. Vediamo un po' di cose, vediamo un po' a lungo termine cosa ci aspetterà l'autunno per i progetti di maglia, insomma. Ecco. E niente, allora... Vi faccio vedere un paio di calzini che ho appena finito, quando li ho finiti, tipo 4-5 giorni fa, non mi ricordo. Erano quelli che avevi iniziato, che c'erano l'altra volta, sì. Ecco, sono questi. Beh, questo è uno, l'altro è lì. li ho fatti tutti e due insieme, alla volta, con il Magic Loop. Così non mi veniva, non so se in italiano si dice, se avete mai sentito questo modo di dire, che è la sindrome del secondo calzino. Sì, si dice anche qua. Sì, no? È come un po' le maniche o le lavori tutte e due assieme o... Ecco, sì, perché poi una volta che hai finito devi, dai, adesso devo fare un'altra volta lo stesso che ho già fatto. Esatto, esatto. E niente, si chiamano calmados. Vorrebbe dire calmati. Perché? Perché questa designer ha fatto un knit along per fare questi calzini e voleva che li facessimo durante tutta l'estate, quindi con molta molta calma, e per quello che li ha chiamati così. Questi si fanno dalla punta fino, sì, quindi a toe up, questa parte come si chiama? Quella lì si chiama il gambale. Ok. In italiano, sì. Al gambale. Ok. E ho cominciato con il Judy's Magic Caston. Molto divertente da fare. vuoi dire che filato hai usato? Ho usato un filato di un'azienda spagnola molto piccola, che si chiama ADR, Antonio del Rio sarebbe il nome, sì, del fondatore, ed è 50% merino e 50% acrilico. Quindi sono morbidi comunque. Sì, 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 sì. Sì, caldi e morbidi. Esatto. Poi perché sempre ti dicono di fare i calzini, di usare un filato che abbia... Sì, un po' misto. Sì, sì, perché se lo fai con 100% lana si rovina. Esatto, sì, un po' di acrilico ci vuole per farli resistere nel tempo. Esatto, e poi l'ho fatto con i ferri de 2.25, quindi viene molto, vengono molto strette, e questo lo fa anche più resistente il calzino. Esatto, esatto. Vedo che c'è un motivo bellissimo davanti. Ti faccio vedere. Vedi, c'è questo, è stupendo, questo motivo qua, bello, e c'ha dei punti, delle maglie incrociate qua, si incrociano, non fa una treccia, ma le maglie si incrociano, poi sono dritti ritorti, e sì, poi qua c'è un piccolo gettato, sì, due gettati. Bello. È molto semplice da fare, sono quattro ferri e devi ripetere durante tutto il calzino. Li fai a memoria. Sì, una volta che hai imparato. L'avevo già imparato a memoria.
Esatto. Ascolta, guardavo che c'è un tallone un po' particolare anche. Il tallone si chiama tallone rinforzato e questo tallone come lo fai? Quando arrivi a questo punto, il pattern diceva, penso che sia uno standard questo, dice a 9 centimetri e mezzo dalla lunghezza totale del piede, Sì. non so se si capisce, Sì, sì, sì. questo io li ho fatti per mia mamma, poi secondo me sono usciti un po' più grandi, no? E mia mamma aveva 24 centimetri e io mi sono fermato a 14 centimetri e mezzo. Sì. Ok, qua cominci a fare perché questo si fa così in realtà, no? L'ho fatto col Magic Loop e tu hai in un ferro tutta la parte davanti e in un altro ferro tutta la parte dietro. Esatto. Allora, nella parte dietro, nel ferro della parte dietro, tu cominci a fare questi aumenti, vedi qua? Questo Sì, quelli che sono lì, sì. Esatto. doveva venire così, invece fa così. Questo in inglese si chiama gusset, non so in italiano, in spagnolo si chiama escudete. Non saprei Quello tradurlo. che fanno, tu conosci i Guernsey, questi maglioni olandesi dei Capito pescatori, quale, questi tipo qua come se fanno. fosse un tassello, Esatto, fanno il gusset qua. Ecco. sì, qua giù, sì, come se fosse un tassello, capito. Poi Anche credo anche nella sartoria proprio ci sia una roba del genere, il sicuramente. tassello, è vero. Poi quando arrivi alle maglie che ti dicono, beh, hai Sì. già tutte queste maglie qua, fai dei ferri accorciati per fare che il tallone, ma sulla suola del Sì. calzino. La suola non sarebbe la suola è per le scarpe, no? Ma Sì, però abbiamo capito. fai dei ferri accorciati per fare diventare il tallone tondo. Esatto. Vedi? E poi cominci a lavorare. A questo punto le maglie che sono nel ferro davanti le dimentichi, cominci a lavorare in piano, fai i ferri Ok. accorciati qua e poi fai questo tallone rinforzato con una texture che si chiama occhio di pernice, me l'hanno detto che si chiama così in italiano, Sì, è vero, che sì. si fa con le maglie passate e Modo da cominci. renderlo più robusto. Esatto, così si rinforza il tallone. Esatto. E qua ogni ferro, quando arrivi qua, fai una diminuzione. E così vedi qua, Riesce, sì. fai le diminuzioni e alla fine ritorni allo stesso numero di maglie Che davanti e aveva. Esatto. si fa così questo tallone. No, io non l'avevo mai fatto, l'ho imparato in questo pattern. Io avevo Sì, sempre fatto. è un particolato, però l'effetto è molto bello, deve essere anche comodo. Sì, io non l'ho usato ancora. Io avevo fatto altri calzini, ma con il tallone, con i ferri accorciati tedeschi. È Sì, tipo a molto. clessidra, quello che si strozza e poi si riapre. Esatto. E poi niente, continuo a fare il gambale con la stessa texture. Quando arrivi qua, già riprendi le maglie Certo, e anche continui di nuovo in tondo. esatto. E in alto hai chiuso con, come hai chiuso su? Con un Con tubolare. no, con questo si chiama, questo è il Geni il sorprendente, la sorprendente chiusura elastica di Ah, Geni. ok. Ok, quindi è una chiusura particolare. Fai un gettato ogni volta che chiudi una maglia. Ok, quindi aggiungi un po' di filo che lo rende più E elastico, è poi è vero. bello perché non rimane, non si apre, rimane Sì. dritto, ma poi se Esatto. vuoi è molto elastico e poi torna al Bene. suo posto. E lì comunque per la parte alta è sempre una costa 1 a 1 o hai fatto tipo maglia Costa inglese? 1 a 1, ma con i dritti ritorno. Passati?
Ah, ok, con i diritti ritorti, ok. Che anche lì viene, si vede meglio, è più il risalto. È molto bello, una costa con i diritti ritorti viene molto più bella. Bene, bene, quindi quanto ci hai messo a farle? Tipo una settimana, forse. Quindi alla fine sono facili da fare, dai, se uno si impegna. Nel frattempo ho letto, non so se su Instagram, non so dove l'ho visto, sì, penso fosse un story che diceva, sì, tu pensi, devo fare un regalo per un compleanno che ho il sabato, dai, faccio dei calzini perché sono piccoli e li faccio subito. Ma diceva che di media un calzino ha 17.000 maglie. Se ne fai due, sono 34.000 maglie. Esatto. È piccolo, ma anche le maglie sono piccole, sono molto piccole, quindi non è che è un lavoro che fai, tipo se fai un cappello con un filato grosso, è molto più veloce di un calzino. Certo, certo, certo. E niente. No, però il risultato è bello, mi piacciono. Sì, sì, sì. È un calzino un po' diverso dal solito, sì. Secondo me questi saranno per me perché sono troppo grandi per mia mamma. Non so perché sono venuti così, perché il campione era corretto. Beh, ma in realtà poi forse possono essere comodi da stare anche in casa. Potrebbero, sì, essere anche comodi. Farli in casa. Sì. Perché sono peli dei cani. Per tutto il pavimento sempre. Fa niente se scopi tutti i giorni perché sempre ci sono peli per terra. Sempre. Ah, ma quando c'è gli animali è così. E quindi se a me fa pena mettere i calzini fatti a mano per camminare senza le scarpe con questi peli qua e poi si rovinano due giorni. Sì, è un po' un peccato. Eh sì. E niente. Beh, dai, alla fine. Questi sono i calzini calmati. Io in realtà li ho fatti senza calma. Velocemente, in modo tale che finissero subito. Che anche perché con i ferri del 2,5, ragazzi, no, è impegnativo. 2,25. Ancora è impegnativa la cosa. Eh sì. No, ma poi è molto molto bello. Come io ho un maglione che sto facendo con i ferri del 3,5, non finisce mai. Sì, io sono più da ferri grossi, dal 4 in su. Sì, no? Sì, arrivo fino all'8, il 9, oltre no. Però sì, mi piace. Io quando lavoro con questi ferri così grossi, poi mi fanno male le mani. Perché non sei abituato forse a lavorarci. I movimenti che devi fare sono più grandi. Esatto. Poi il filato più grosso, tutto è più grosso e alla fine mi fanno male le mani. Sì, sì. No, in realtà anche quando facevo i calzini mi facevo male le mani perché i ferri erano corti così. E quindi tenerle... La mano sinistra che per tenere il ferro dovevo stringere. Stringere, sì, sì, sì. Mi faceva male qua. Ah, sono i malanni di noi knitter. Esatto. Le spalle, le braccia, le mani, è sì. Così. E niente. Però quando lavori, io delle volte sento male, ma continuo a lavorare. Dai, faccio un altro giro, dai, poi smetto un altro giro, poi smetto, in realtà hai fatto. Mi hanno consigliato di non lavorare più di un'ora. Sì. Continuamente. Poi io cerco di fare così. Io quando arrivo un'ora mi fermo, faccio altre cose, tipo per esempio oggi ho bagnato le piante, poi mi metto a lavorare un'altra volta a maglia e un'ora dopo forse lavo i piatti. Esatto, sì. Faccio così, ma cerco di non restare più di un'ora in continuazione lavorando a maglia. Io adesso no, però d'inverno sì, d'inverno
sia nella pausa pranzo, quindi un'oretta, e alla sera anche 2 o 3 ore. Mi metto lì sul divano e vado. Poi sai, è anche vero che se uso dei filati abbastanza spessi con dei ferri grossi, il lavoro è molto più veloce. Quindi quello che fai in un'ora è come se con i ferri sottili lo facessi forse in 2. Quello sì. E poi cerco sempre di fare delle cose dove non ci vuole tanta tanta concentrazione quando lavoro per tanto tempo, proprio perché così vado spedito. Sì. Però sì, alla fine io mi diverto, a me diverte troppo. Mi Sì, metto lì e io semplicemente vorrei che fosse un po' più veloce il lavoro a maglia, perché quando stai facendo degli esperimenti vuoi capire subito se funziona, se non funziona, se viene. esatto, Ma è così, l'artigianato è così. anche perché ti devi mettere lì e fare tutto e vedere qua faccio così, qua faccio cos'ha, vediamo se. Ma infatti io delle volte inizio le cose, poi dico no, da capo e riparto perché capisco che non è quello che volevo ottenere. Eh sì. Però quando poi alla fine hai fatto tutto, hai messo tutti in ordine i pezzi che dovevi fare, il risultato è bello, insomma, ne è valsa la pena. Anche perché poi sono delle ore di lavoro, non indifferenti. Eh? Sì, no, no, ci vogliono tante A ore. gente ogni tanto mi dice, dai, ma fammi un maglione, cosa ci metti? Dico, guarda, se lavoro sempre, ci metto anche una settimana a farti un maglione. Però non pensare che sia, cioè, una cosa così semplice. Fare un maglione, cioè, invece pensano che è Sì, come quando lo vai a comprare, no? Tutto pronto, invece no. immediato, sì. E Sì, 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 sì. niente. E tu stai facendo degli esperimenti in questo momento, vero? Io sì, sto facendo degli esperimenti, vedremo cosa ne viene fuori. Dai, facci vedere. E sì, ve lo faccio anche vedere dopo. Ho La una maggior foto parte delle. ma quello che cerchi di fare, come vuoi Esatto. te, come l'ordine è lo stesso, è uguale per me. Come vuoi. No, dicevo, molti sanno sul mio canale della passione smisurata che ho per Chanel. E io in camera ho un mobile con tutti i profumi e tutti i libri, tutte le miniature, perché sono proprio un appassionato. Chanel, quando ha conosciuto il Duca di Westminster ed è andata su in Scozia, ha scoperto il famoso tweed. Questa lana che utilizzavano su, questo tessuto fatto di lana un po' grezza, che usavano poi solo gli uomini. E se ne è innamorata tantissimo e l'ha un po' riscoperto ed oggi è il must della sua azienda, no? Il Tweed Chanel, questi bouclé intarsiati con le paillettes piuttosto che i nastri di raso e formano quelle geometrie bellissime che tutti conoscono. È da un po' che ci sto dietro e dico, voglio fare una giacca stile Chanel, cioè voglio provare a riprodurre a maglia il tweed. E non è una cosa semplice, perché avevo già provato sperimentando un tipo di punto che dava l'effetto che volevo, ma era troppo spesso, non mi piaceva. Forse perché avevo utilizzato un filato di una ditta che si chiama Sesia. Molto bello, non so se la conosci tu come No. ditta, era una specie di stoppino, sai cos'è uno stoppino? E sono quei filati che non sono ritorti, Ah, quelli ok. morbidi, ok, quindi dava proprio l'effetto del soffice, ma era grosso perché veniva lavorato con i ferri del 6. E il prototipo ce l'ho, ma non mi soddisfa. E allora cosa ho fatto? Mi sono disegnato un cartamodello preso da una rivista. Tempo fa avevo fatto un corso con un ragazzo che lavorava da Gianfranco Ferré all'epoca, lo stilista italiano, e mi ha insegnato a fare il cartamodello, però so fare solo il cartamodello base. Quindi per fare la giacca avevo bisogno di qualcosa di già pronto. Quindi ho preso questo cartamodello, me lo sono disegnato e sono più pezzi. E
che poi compongono la giacca, no? Di Chanel. E quindi sto seguendo il cartamodello, cercando di riprodurre il feed, e il risultato è questo qua. Adesso poi chi ci guarderà ci darà anche la sua impressione, no? Ci dirà se la cosa può funzionare o meno. Adesso il colore non rende perché essendo nero si fa fatica a vedere, però io sto utilizzando due fili che sono questi qua. Vedi che sono diversi? Mm-hmm. Questo qua più in basso è un filo che ha dentro delle paillette. Forse si può anche vedere qualcuna. Ed è un filato di una casa di abbigliamento italiana che si chiama Liu Jo, molto famosa. Tra l'altro è qui, è vicino da me, in un paese qua vicino. Mentre questo è un filato un po' bouclé. Mm-hmm. È continuo e poi dopo vedi ha delle parti un pochino più grosse, quindi l'idea era quella di dare una specie di spessore che questa è la parte davanti, questa è la parte dietro, che somigliasse ad un tessuto, e sembra quasi che lo riproduca, perché il fatto di avere il bouclé c'è, la paillette che impreziosisce i tessuti Chanel, poi dopo vedrò se andarlo a tramare con dei fili di contrasto oppure lasciarlo nero classico e abbellirlo nelle tasche, perché poi ci farò delle tasche. La giacchina praticamente saranno due pezzi davanti, due pezzi dietro che si uniscono, vengono cuciti, e poi vabbè la manica fatta in due pezzi. Poi dopo sopra farò due taschini finti e forse li abbellirò con delle perle in modo tale da dare un po' di eleganza, non troppe, perché sennò secondo me diventa un po' pacchiano, perché il mio scopo è quello di fare una giacchina che somigli un po' alla giacca Chanel, ma che sia un po' un passepartout sia per la ragazza giovane da mettere sui jeans piuttosto, o anche per la donna un pochino più adulta che ha voglia di qualcosa di un po' di elegante. Okay. Se viene bene faccio il pattern, altrimenti rimane un prototipo. Ok. Lo lasciamo decidere a chi guarderà il video. Perché la schiena la fai in due parti? Perché la giacca Chanel è costruita così. E adesso non voglio stare qui a dilungarmi sulla storia della giacca di Chanel, però in realtà lei l'ha studiata perché voleva un po' tirare via tutte le costrizioni che c'erano in quegli anni, no? I bustier. Mm-hmm. E quindi ha studiato questa giacca che fosse fatta in più pezzi proprio per dare morbidezza e movimento. Okay. Essendo fatta in più pezzi tu riesci ad essere libero nei tuoi movimenti e molto adagio. E quindi è fatta, c'è la parte davanti con un altro pezzo che si uniscono centralmente, poi la parte dietro. Ogni parte davanti ha due pezzi. È fatta da due parti, esatto. Okay. La parte qui fino al collo con un pezzo di spalla e poi un altro pezzo. E dietro uguale. Ok. La parte dove si uniscono i due pezzi davanti segue la linea del seno, in modo tale da non fare quelle che si chiamano pins, sai, le piegature qua, ma ci viene già praticamente un po' di rigonfiamento, così accoglie il seno ed è molto più fluida. Ok. E quindi il punto è molto semplice, poi farò il tutorial sul mio canale. Sì, ma come si chiama il punto? Il punto si chiama punto lino. Ok. Perché mima un po' la trama del lino. Ecco. Ok. E farò un tutorial in modo tale che comincino un po' ad impratichirsi. Non è difficile, perché è un'alternanza di maglie lavorate, di maglie passate, ma facendoci passare il filo attorno, in modo tale che si crea una specie di strozzatura e il tessuto, sì, che ne viene fuori un tessuto molto
È peccato che è nero perché non si Sì. Molto bene. Posso allora, se mi aspettate 2 secondi, posso prendere quello in bianco che forse si vede un po' di più. Ok, ti aspettiamo. Arrivo, Faccio proprio presto. Ho fatto delle prove. Questa è la base nera tramata con del filo e mi convince il giusto. Ne avevo fatte diverse, vedi? Proprio con le trame anche un po'. Questo è quello bianco, fatto così. Adesso provo ad avvicinarmi, ma anche questo qua secondo me riflette la luce e non si vede bene. Eh sì. Ma però, hai fatto le trame anche in bianco, vero? Come? Hai fatto le trame anche in bianco. Sì, ho fatto anche le trame in bianco per dare l'idea del tweed. Okay. Questo è tramato in nero e del bianco, però la parte, diciamo, del tessuto è proprio, forse così si vede un po' meglio, vedi? È proprio come se fosse un tessuto ed è compatto, quindi anche morbido, perché è flessibile, non è rigido, ma è compatto e secondo me, ho provato a fare anche delle prove così, non sta male addosso come tessuto. Sì, ma e quindi vedremo. È meglio che sia così. Sì, vedremo come verrà fuori nero. Adesso poi dopo, una volta che lo finisco, vediamo un po'. E sto seguendo il cartamodello in modo tale che ogni volta che faccio più o meno 10 giri, lo posiziono e vedo se devo aumentare e quando cominciare a diminuire, poi per fare il collo, perché è un collo un po' profondo a giro, quindi okay. Anche lì vedremo. Poi ho un'altra idea, ma quella la svilupperemo più avanti, vedremo un pochino. Devi finire subito, perché tutti vogliamo vedere come viene questa giacca. Bisogna finire. Ti dico, il punto cresce abbastanza velocemente, sembra, ma adesso qui lo sto facendo con un ferro dritto perché volevo un ferro che fosse in contrasto con il nero per vedere bene le maglie. Ok. Perché ho dei ferri in acciaio, ma non li trovo, non so dove li ho messi. Sì. Un giorno faremo vedere gli attrezzi del mestiere e vedrete i miei, come si chiamano? Portaferri pieni di roba. E poi quando ti serve qualcosa non c'è mai quello che ti serve. Sì. E quindi lo sto facendo così. Le paillette si notano, direi. Sì, sì, sì. È abbastanza luccicante, quindi... No, vedremo cosa ne verrà fuori. Questa è la parte dietro. La parte dietro sembra quasi un punto nocciolina, sì. Perché ci vengono tutte le barrette. Potrebbe essere anche un po'... W face, però secondo me questa è la parte più bella. E i filati sono questi qua, due roccone enormi. Sì, quindi secondo me ne avrai abbastanza. Sì, sì, ne avrò abbastanza. Non potrò portarli in ferie perché sono troppo grandi. In ferie farò dell'altro. Non so se qualcosa di leggero o uno scialle, boh, non so. Vedrò. Vedremo, vedremo. Qualcosa che sia molto semplice. Sì, perché ho voglia di... Anche perché andiamo in un posto dove passeremo la maggior parte del tempo in spiaggia, quindi sicuramente farò del knit. E poi dopo è una casa che ha un giardino molto grande, quindi mi vedo già sotto un albero a lavorare, a stare lì senza essere disturbato, quindi mi porterò qualcosa di leggero, vedremo un po'. E così, quindi l'autunno ci riserverà delle novità. Però tu so che hai cominciato a lavorare anche qualcos'altro, finiti i calzini, un vero knitter non sta mai con le mani in mano. No, così no. Ho cominciato quindi un maglione, ma un maglione, non so se si potrebbe dire un top, secondo me è un maglione. Sì. Ma è estivo. Ok. C'è pochissimo da far vedere.
soltanto si capisce che ha un collo molto largo. Sì, quindi una maglietta più che un maglione. Forse sì, una maglietta. Sì. Sì, ma ha le maniche... Tre quarti. E poi si lavora, questa parte qua si fa un pezzo qua dello sprone, uno sprone tondo, con questo filato che è canapa. Io non l'avevo mai provata la canapa, questo filato qua. Ma guarda, guarda com'è rigido. Sì, infatti, perché è una fibra vegetale. E appunto, a me non piacciono più di tanto le fibre vegetali, proprio per quello, ma volevo fare questa maglietta proprio per riconciliarmi con le fibre vegetali. E poi si fa il resto del maglione, si fa col cotone. È questo. Ok. Il cotone è più grosso della canapa. Vedete? Sì. Ma i ferri sono gli stessi, quindi la parte che si fa con la canapa viene molto, molto, molto più larga, molto. In modo tale che si adagi bene sulla parte e poi dopo caschi bene. Sì. Esatto. Vedete che praticamente è tutto rasato? Sì, è maglia rasata. Okay. Poi quando comincia a lavorare, dopo, il pezzo sarà così, sono 18 ferri, penso. Nella transizione tra la canapa e il cotone Cotone. c'è un punto che fa dei fiori, Ok. che siccome non l'ho ancora fatto, non l'ho capito molto bene, ma per quello che ho letto, tu devi fai una maglia dritto e invece di mettere il filo una volta attorno al ferro, Sì. lo metti 3 o 4 volte. Ok. Ok, poi nel ferro dopo Le lavori insieme? fai cadere questi gettati, potremmo Sì, dire, sì. ma non sono gettati perché li fai alla stessa volta che stai facendo la maglia dritto, e cioè, credo siano 5 maglie. Poi comincia a come si dice? Ah, ho capito, ci avvolgi il fiume. Ah, ho capito. Con il filato, e così Sì, ho diventa. capito che punto è. Quindi ti viene una specie di roba rotonda con i fili in mezzo strozzati nella parte centrale. Ho Esatto. capito, molto bello quello lì, sì. Allora, provo a farvi vedere il maglione. Sarebbe questo. Non so se si Sì, ho può. capito qual è molto bello quello lì. Ho Sì, poi meglio capito il punto. metto qua una foto davanti a noi e così si Così si vede. vede meglio, sì. E niente, poi il resto della maglietta si lavora maglia rasata col cotone e basta. Quindi molto semplice da fare, secondo me. Poi, non ho detto, comincia con un I-cord, Ok. con questo cordone che si fa a maglia. Fai l'I-cord molto sottile perché è Sì. sottilissimo, e poi riprendi tutte le maglie e cominci a A lavorare. lavorare. E lo fai con i ferri, l'I-cord o con l'uncinetto? No, coi ferri. O i ferri direttamente. Sì. E niente, questo su cui sto lavorando. E la canapa non l'avevo mai provata, non l'avevo mai lavorato con lei. Io spero che con il lavaggio diventi più morbida, spero. Sicuramente, sì. Perché adesso è un po' rigida. Rigida. Sì. Sì, no, 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 ma diventano morbidi. Io la canapa non l'ho mai provata, ho lavorato qualcosa con il lino e vorrei provare i filati di carta anche. Ah, hai provato il bambù? Il bambù, no, mai. Anche quello lì. Ho provato la canna da zucchero, che è molto morbida, sembra quasi seta qua lì. E fibre, anche io preferisco le Sì, io lane i peli degli perché animali mi piacciono.
mi piacciono di più delle fibre vegetali. Infatti, questo lo sto facendo proprio per fare pace con le fibre vegetali. Eravamo nemici. E adesso forse quando sarà la fine ti sarai conciliato. Quel cotone lì è molto bello, eh? Sono della marca Lang, non so se c'è in Italia. No. Questa qua. No, mai vista. È tutto Secondo cotone, con i ferri del... Guarda, Made in Italy. Ah, bene. No, mai sentita. Come si chiama? Lang, questo qua. Lang. Lang Adesso Yarns. provo a cercare. Lang filati. Secondo me è una marca tedesca. Lang Emporio filati. Ah, beh, è anche un filato, sono filati costosi, vedo. No, non penso che Beh, costoso. quello lì, il cotone, non lo so, però vedo che hanno l'angora a 19 euro al gomitolo, in Italia, eh. No, questo qua ho comprato 6 gomitoli di cotone e uno di canapa e ho Sì? Sì? pagato 34 euro. No, bene, va bene. Sì, però vedo che ce li hanno, sì, Lang. Io non lo conoscevo. Proverò qualcosa. Proverò Cosa? qualcosa se la trovo qui. No, io questo perché la designer, che è una, non l'ho detto, la designer è, si chiama Juana Román, è una ragazza spagnola e lei vende dei filati nel suo web e ha fatto dei kit proprio per questo maglione. E allora ho comprato gli stessi filati che ha fatto lei. Io non conoscevo questa marca, quindi è la prima Sì. volta. Ma il cotone sembra molto 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 bello. Sì, no, ma si vede, da così si vede che è bello. Sì. È Cos'è? Un colore, un blu? Un blu. Un turchese, sì. blu, non so, beh, io sono pessimo per descrivere i colori. Io ti dico che è blu, ma non so, forse blu, un po' petrolio, non so. Esatto, però è Un bello da blu vedere. con grigio, non so. Sì, sembra un blu petrolio, sì, antracite. Quello E non c'è il contrasto. sono Così uguali. fa. No, è bello, così fa il contrasto. Ci viene la fascia bella qua. No, ma Quindi qua fra una settimana o due sarà finito, dai. speriamo. Questo qua, il cotone, secondo me è questo colore, come si vede, ma questo cambia tanto dal vivo Dal al video? fermo. Sì. Allora, io Sono più simili. Sono più lo simili. vedo più scuro, la canapa, rispetto al cotone. Allora, anche a te non piacciono tantissime le fibre vegetali? Cioè, mi piacciono, ma lavorarle preferisco lavorare la lana. Eh sì, perché è molto più. Anche perché poi dopo a me piace fare delle cose invernali, le cose estive, sì, mi piace, ma non tantissimo. A me piacciono quei maglioni caldi, ma mi piacciono anche le lane proprio grezze, quelle che pungono un pochino. Mi piacciono un sacco. E poi se i filati non sono ritorti bene, quindi hanno tutti i fili che escono, mi piace un E sacco. come hai detto che si chiamano i filati che non hanno, non sono Stoppino. toppino? Stoppino. Come stop ino. Sì, ma è una sola parola. Sì, è una sola Toppino. parola. Si chiamano stoppini. In Italia gli stoppini sono anche i fili che sono nelle candele che tu accendi. Ah, ok, Quello sì. si chiama stoppino, anche quello Allora lì. in spagnolo si chiama uguale, perché beh, noi di solito siamo più fighi e diciamo single, un filato single, che è un Sì. filato che ha un solo filo e che non è torsionato, si direbbe, Ritorto. non è ritorto. Invece in spagnolo la parola sarebbe mecha, che è la stessa parola del filo delle candele, la mecha Ah, delle. ok, la meccia. Ecco. Si chiama stoppino. Poi Stoppino. ce ne sono di tanti tipi, anche lì. Ce ne sono di più compatti oppure di più. Addirittura ce ne sono alcuni, per
proprio molto leggeri e sono avvolti da un filo di cotone sottilissimo che lo tiene insieme, dipende da cosa vuoi fare. E questo qua di Sesia, che si chiama Bunny by Sesia, è veramente bello perché è sofficissimo, è un misto di c'è pochissimo acrilico, poi dopo c'era lana, merino, e l'altro che non mi viene, non è angora, aiutami, l'altro... Come? Cashmere? No, l'altro non mi viene il nome. No, non è mohair. Ma sempre lana? Alpaca. C'è dell'alpaca, quindi è sofficione, morbido, si lavora benissimo. E quel filato, l'altra volta vi ho fatto vedere quel maglione giallo, sì, fatto con quel filato lì, che è morbidissimo, anche addosso cade, non punge, molto bello. E quindi, sì, quei filati, mi piacciono quei filati lì. Adesso un'azienda mi ha mandato del lino. Ho provato a lavorarlo, si lavora bene, però non so cosa farci. Devo capire cosa farci. Per uno scialle. Infatti quelli lì, solo che sono tre gomitoli, uno scialle secondo me si fa un po' fatica. E allora pensavo di fare, anche questo è un progetto per l'autunno, anche se è un progetto un po' estivo, perché con il lino volevo fare la parte, un vestitino da bambina, quindi la parte sopra lavorata con il lino e poi con un tessuto attaccarlo al corpetto. Ok. Ne fanno moltissimi all'uncinetto, sì, a maglia ho visto che non ce ne sono, quindi volevo provare a farle e vedere cosa veniva fuori. Ok. Sì, tutte cose, ho in programma un maglione contigus, che devo capire un po' anche lì, devo capire il filato con il quale farlo, se farlo con un filato sottile o no. Quindi l'autunno è pieno, bisogna avere tempo e voglia di registrare. Soprattutto ma soprattutto il tempo, soprattutto il tempo, sì, perché la voglia c'è sempre, ma devi avere tempo di metterti lì e fare tutto, ma ci riusciremo. Tu invece con tutorial e robe del genere hai in mente qualcos'altro? Ho visto l'altro giorno uno scialle coloratissimo. Cosa? Ho visto l'altro giorno uno scialle coloratissimo, un po' rainbow, bellissimo. Quello, beh, non lo posso far vedere perché già sta viaggiando in Inghilterra. Molto bello. Questo è di una. L'ho fatto vedere tipo due capitoli fa. Sì. Questa indie dyer inglese che mi ha scritto su Instagram e mi ha chiesto: vuoi provare i miei filati? Ho detto: sì, dai, perché no? Dici, mi fai un pattern con il mio filato. Ok, e niente, alla fine ho fatto È molto bello. questo unicorno. È molto bello perché è tutto un po' ad onde, molto bello. Sì, dai, grazie. Quanto misurano più o meno i tuoi scialli? Cioè, li fai molto grandi? Sì, sono grandi. Questo misura 2 metri. Sì, ma è grande, questo grande, ma ho fatto nel pattern. C'è scritto il modo di fare una versione più corta, Ok. che tipo misura a 1,60 più o meno. Sì. Ma per una donna 1,60 va bene, per un maschio no. No, È molto piccolo. sì, E niente. deve essere un po' più grande, così ti avvolge di più. Esatto, sì. Sì, perché poi tra l'altro tu non lo metti sulle spalle. No, lo metti un po' come se fosse un caftano. Sì. E niente. E adesso che stiamo parlando di maschi e femmine, l'altro giorno ci hai detto che hai fatto l'accenno, no? Che il Sì. lavoro a maglia una volta era un lavoro da maschi e a un certo Sì. punto è diventato un hobby femminile. Dai, perché non ci racconti un po' di più di questo argomento? Sì, è così, cioè, se, leggevo perché quando ho cominciato a scrivere il libro che è ancora lì,
da finire. Un po' volevo fare un po' di storia della maglia. Ho cominciato a leggere e ho scoperto questa cosa. E perché soprattutto nelle isole Fairy, lì al largo della Scozia, i pastori cosa facevano? Si facevano i maglioni per proteggersi dal freddo. E poi li rivendevano anche, era un po' merce di scambio. Ok? Quindi diciamo che il lavoro a maglia nasce con l'uomo. Addirittura nell'antico Egitto ci sono delle statue che riportano scolpiti queste trame da maglione, quindi è un lavoro veramente antico. Però diciamo che la parte più cospicua è nata in quegli anni lì, in quelle isole che vi dicevo prima. Poi dopo è diventato un hobby femminile con l'avvento della rivoluzione industriale, insomma, le donne si occupavano a casa o comunque in fabbrica con l'avvento del telaio e facevano i maglioni industriali, ma prima era prettamente un lavoro maschile anche di scambio, non inteso come un lavoro, cioè io uomo sto a casa e lavoro a maglia, era una necessità. Sì, quando erano in giro, che passavano tanti mesi fuori casa. Esatto, esatto. Loro, come si dice quando tagli il pelo alle pecore? Tosavano loro le pecore, filavano la lana e facevano anche i maglioni. Esatto. Poi erano, ti ripeto, li rivendevano, perché quando arrivavano i marinai che andavano sulle navi, facevano le traversate al freddo, avevano bisogno di coprirsi, e all'epoca non è che tingevano le lane. Nasce il Fair Isle proprio perché c'era la pecora con il mantello scuro, quella chiaro, quindi intrecciando i fili avevano delle geometrie, e quindi nasce. Ma se pensi anche, non lo so, alle popolazioni del mare, gli uomini che riparano le reti di pesca, che sono, è quasi come, è un po' più una specie di cucito, però se tu guardi la trama è una trama da maglia. Quindi lavori che apparentemente ad oggi sono, anzi oggi si è molto sdoganato, forse sono veramente più gli uomini che lavorano a maglia delle donne, e anche perché le donne, non lo so, non hanno forse interesse molto spesso ad apprendere questo tipo di arte, oppure le vecchie persone che conoscevano quest'arte non l'hanno tramandata, non so. Però sì, nell'antichità era quasi tutto nelle mani dell'uomo. Io mi ricordo, mia nonna mi diceva sempre che facevano i maglioni, e poi dopo, forse c'entra poco con quello che dicevamo, però facevano i maglioni, poi dopo, quando non andavano più al bambino più grande, li sfilavano e rifacevano uno per un altro. Sì. Quindi anche i filati che si riciclavano già all'epoca. Oggi c'è tantissima la moda del riciclo, però una volta era forse necessario fare così. Si faceva per necessità. Per necessità. Mia nonna faceva così. Oppure non solo perché il maglione diventava piccolo, ma perché lo rovinavi, faceva un buco qua, e allora cosa faceva? Lo disfava tutto, come hai detto tu, invece di disfare? Disfare si dice. No, ma prima hai usato un altro verbo. Sfilare. No. Sfilare, sì, è possibile. Sfilare, disfare, ma disfare è più corretto. Ok. Lo disfava tutto e ne faceva un altro, o faceva un'altra cosa completamente diversa. Esatto, sì, facevano così. E poi, io mi ricordo anche a casa di mia nonna, c'erano queste coperte molto grosse, che non erano belle, perché ti racconto erano fatte. Erano fatte di stoffa, sì, ma erano ripiene di tutti i maglioni che non, tu non potevi già più disfarli e rifarli, farne un altro, perché erano già, il filato era già molto rovinato. Quindi una sorta di copripiumino. Esatto. E all'interno invece del piumino c'erano i vecchi maglioni. Esatto.
E tenevano caldo. Immagina, una coperta fatta di maglioni. E poi ci mettevano dentro anche della lana vergine. Sì. E quindi il ripieno era fatto di maglioni, calzini, di quello che c'era di lana, ma era già rovinatissimo, e poi anche della lana vergine, tu vedevi i pezzi. I pezzi di lana, no? Questo io non l'ho mai usato, ma mia nonna me l'ha fatto vedere che ne aveva una lì a casa sua, e poi, non so, l'avrà buttata via, non lo so. Ma questo anche era... perché penso un po' alle, adesso non so in Spagna, però in Italia penso un po' all'epoca, alle condizioni precarie di igiene, insomma erano quelle robe lì, potevano annidiarsi tantissimi insetti dopo. Non erano proprio igienissime. Da me non c'erano queste, ma c'erano i materassi fatti di lana. Eh sì, anche i cuscini. Tutto. I materassi, io me li ricordo, erano orribili, perché erano morbidi, non avevano le molle, non avevano niente, e poi dopo rovinati, perché c'erano tutte le macchie dei bambini che durante la notte avevano fatto i bisogni. E mi ricordo almeno una volta all'anno li aprivano, tiravano via la lana, la tornavano a lavare, rimettevano tutto dentro. Sì, questo l'ho proprio visto. Proprio perché erano... Da mia nonna. Diciamo che la lana è stata veramente, cioè è stata ed è un bene veramente trasversale, ci facevano tutto. E poi perché la lana anche è, come si dice... Non mi viene la parola neanche in spagnolo, perché secondo me è uguale. Non è impermeabile, ma quello che voglio dire. Nel senso che la lana ti protegge dalla temperatura che c'è fuori. Sì, è vero. Sia il freddo, ma non mi viene la parola. È termica. Esatto. Isolante. Isolante. Sì, è vero. Quindi, dopo ti racconto un'altra cosa. D'estate... anche se tu dormi su un materasso di lana, non hai caldo. Sì. Anche se poi io penso a mettermi un maglione di lana d'estate e non è che mi viene tanta voglia. No, però io mi ricordo sempre, vedi, mi fai venire in mente tante cose, ma da bambino c'era un signore nel mio paese che girava con la Vespa. Mm-hmm. E lui d'estate portava sempre la maglia di lana. È presente la maglia, quella che tu metti d'inverno, di lana? Lui la portava anche d'estate, con 40 gradi. E noi da bambini eravamo meravigliati, perché c'era caldo, insomma. E invece, mi ricordo, mio padre mi spiegò, guarda, la porta perché sta meglio di noi, cioè sente meno caldo, perché la lana isola... La lana tiene la temperatura, quindi ed era così. Sì, e poi anche la lana. Io me lo ricordo questo signore. Traspira. Sì, quindi non è che resti sudato, tutto bagnato di sudore. No, la lana respira. Invece questi panni che abbiamo qua, che è tutto plastica alla fine, sì. E poi la lana non puzza mai. Esatto. Studi sulla lana. La lana non puzza perché ha delle proprietà antibatteriane, sì. Fa sì che non venga questo odore. È vero. Invece queste magliette qua sintetiche, le metti 2 ore e già puzzano. Esatto. Questo l'ho comprovato io con i calzini di lana. Io forse mi direi che sono uno sporco, ma ho fatto prima di questi ho fatto un altro paio di calzini in vita mia, sì. Ma gli altri non li ho mai lavati, ma non è che li ho messi tante volte, forse sì. 3 o 4 volte l'anno scorso. Però non c'è stato il bisogno di lavarli perché non fanno odore. Perché non puzzano. Quindi perché la lana ha anche questa proprietà, no? Sì, no, è vero, è così.
Quindi le meraviglie della lana sono... No, però davvero, se mi fermo a pensare, dico, è un materiale così utile in tante cose che veramente al giorno d'oggi forse meno, ma una volta se ne faceva un uso smisurato, anche i cuscini facevano con la lana. Mia madre ce li ha, due cuscini di lana. Ma ripieni di lana o... Ripieni di lana, no, ripieni di lana. E proprio tu senti la lana, i pezzettini quando ti sdrai, sono scomodissimi, però ce li ha, perché una volta si usava farli. Oppure mia nonna aveva sul materasso, un materasso alto così, fatto tutto di lana. Diciamo che la usavano tantissimo, sì, veramente sì. Tanto. Poi la usavano e la riusavano. Sì, sì. Tanto. Io ho avuto anche la fortuna di vedere una zia di mia madre che la filava, aveva il fuso, sì. E lei prendeva, lo faceva mentre camminava, aveva una specie di sacca con la lana, prendeva un po', poi dopo con il fuso lo faceva scivolare sulla gamba, questo cominciava a girare, andava avanti e indietro, su e giù, e si faceva il filo. Ce l'hai? Sì, ce l'ho il fuso. Io ho una cosa che mi piacerebbe un sacco avere. Aspetta se lo trovo. Ecco. No, questo non è. Aspetta, Qua c'ho la lana. Ok. Questo come si chiama in italiano? La lana quando è così? Sai che non mi viene in mente? Eccolo qua. Esatto, quello lì. Proprio quello lì. E ti metti lì e fai il filo. Sì, questo è molto interessante. Questo lo metti così? Sì. Lo fai girare. Prendi un po', lo fai girare, poi dopo lo sganci. Sì. La tensione che ha qua, perché l'hai ritorto in eccesso. Sì. Con questa tensione qua tu stiri un po'. E si fa tutto da solo. E si fa da solo. Beh, adesso non l'ho fatto bene, no? Neanche io. Sì, sì. Ma... Sì, sì, è così. Un altro giorno vi faccio vedere. No, però ho capito, perché tu... Però è bello. Sì, ma è molto tedioso anche. Sì, cioè ci vuole del tempo. Ci vuole tantissima pazienza. Ah, guarda questo filo che ho qua. Questo è un campione. Di queste lane che dicevi tu. Ah, queste qua a me piacciono un sacco, queste lane. Beh, ci sono due campioni in realtà. Vedi? Queste qua mi piacciono un sacco, quei fili lì. Sì, questa è una lana 100% merino spagnolo, che ormai purtroppo il merino spagnolo non è il migliore, anche se le origini del merino sono in Spagna. Sì. Ma beh, gli arabi hanno... Questo è un altro argomento, ma lo dico velocemente. Gli arabi hanno selezionato le pecore fino ad ottenere questo merino spagnolo che era il migliore al mondo. Infatti il merino esisteva solo in Spagna. E poi quando è arrivata la rivoluzione industriale, infatti in Spagna non hanno più lavorato la maglia. La maglia non la lana, no? Hanno trascurato... queste pecore, e allora si hanno cominciato a mischiarsi con altre razze di pecore e si è perduto questo merino spagnolo. Invece in altri paesi è rimasto il merino è molto più bello, tipo in Australia, in Perù, eccetera, no? E questo qua è di un'azienda molto piccola, infatti sono
una coppia, chi la, i, che sono solo loro, che prendono dalle, come si dice, l'insieme delle pecore, dal gregge, vanno dai, ecco, quelli che, dai pastori, diciamo, sì, che non usano più la lana, e loro comprano questa lana, la portano dalla filatura, e viene questa lana qua, che questa non è tinta. Loro mischiano la lana bianca e la lana nera, e viene una gamma di grigi in mezzo. In realtà non sono grigi, sono marroni più chiari. Dei melange, sì. E guarda, questo che ho fatto, l'ho fatto uno scaldacollo con le zampette dei... Ah, quello lì è bellissimo, eh? Ha avuto un sacco di successo quello scaldacollo lì. Questo qua. Sì. Questo è fatto... Quello scaldacollo lì ha avuto un sacco di successo. Sì, l'hanno fatto in tanti, sì, è vero. Sì, e anche perché vedevo poi su Instagram che postavi le storie di chi l'aveva fatto, e sono veramente tanti. Poi ho fatto anche dei cappelli. È bello quello lì con le zampette. Con quella lana lì. Con quella lana l'hai fatto. Sì, quella più scura, e questa è quella più chiara. Esatto, quindi tutto naturale. Hai giocato sulle cromie, ma naturali, senza essere tinta. Sì, sì, sì. Molto bella, ma è vero che è molto, molto... Non è soffice quella lana. No, vabbè, perché è una lana di quelle non trattate, così. Il grasso della lanolina. È molto bella, sì, sì. Io ho fatto un maglione... Credo forse sia stato il mio secondo o terzo maglione che ho fatto, quello bianco con tutte le trecce. Mm-hmm. Ho fatto un maglione tipo islandese, ma tutto di trecce, anche le maniche davanti, dietro, tutto. E l'ho fatto con una lana di questo tipo, non trattata, che proprio sapeva ancora di pecora. Sì, sì, quando la sentivi. Sapeva di pecora. Sì. Uguale. Infatti, ho potuto lavare, ho fatto anche un maglione per mio cognato con quella lana lì. Infatti la lana l'avevo comprata per quel maglione lì. E sì, con gli avanzi, no. Non hai fatto. Non è vero. Non è vero, ho comprato anche altri gomitoli per fare lo scaldacollo. Perché avevo solo due colori per il maglione. Comunque, il maglione l'ho dovuto lavare tipo 3-4 volte, perché smettesse di puzzare di pecora. Sì. Uguale, questo maglione mio qua, un po' meno, ma si sentiva. E quel maglione lì, non sai, lo portavo con me quando andavo a fare i corsi. Era un campione che facevo vedere, insomma. Tu non sai quante persone me l'hanno chiesto, quel maglione lì. Ma me lo regali. Perché poi era una taglia unica. Andava bene sia al magro che al largo, perché avendo le trecce, mm-hmm, e avendo delle si allargava e si stringeva come volevi tu. Alla fine ha vinto una mia amica un giorno, che mi fa: io lo voglio, allora glielo ho regalato. Dico: Marzia, te lo regalo perché non ne posso più. E ho regalato quel maglione, ma chi lo vedeva, volevano tutti sto maglione. L'ho messo una volta per andare a sciare, che poi io non ho sciato, sono stato lì al rifugio, non so sciare, so nuotare bene ma non so sciare, è sempre a Madonna di Campiglio, e c'era un mio amico Simone che fa: io lo voglio, questo qua sulle piste da sci, un maglione da pista da sci, ma me l'hanno chiesto in tanti, solo che farlo è stato impegnativo, sì, perché non ho seguito un pattern, sono partito e ho fatto tutto, e non ho, ovviamente non ho scritto nulla. Ma è un top down? È un top down, raglan, tutto. Ma qualcosina forse su Instagram c'era. Il problema grosso è che pensare all'idea di rimettermi a fare tutte quelle trecce, soprattutto sulle maniche con il Magic Loop, mi veniva male. Ti viene la morte. E allora dico: no, quel maglione lì lo regalo, così nessuno lo vede e nessuno me lo chiede più. Questo qua. Sì, è bellissimo.
È tutto. Sì, ma hai anche dei video su YouTube con questo Sì, avevo fatto il video quando ho fatto il Magic Loop. Sì. Però vedi, anche qua è tutto trecce, ma tutto. Sì, ma è molto bello. Era veramente bello. Poi con questa lana ispida così, era veramente bello. Ha vinto la mia amica, facevo un caldo. Lo mettevi addosso e era caldissimo. Sì. Bello. Forse un giorno lo rifarò. Boh, non lo so, vedremo. Il cognato mi ha detto che questo maglione qua, lui sì, è caldissimo, ma anche ti protegge molto bene, no? Ma gli ho detto, guarda, lo metti quando vai a sciare, basta. Esatto. No, è molto bello quel maglione lì. Ed è tutto l'hai fatto con un jacquard oppure solo... No, è uno sprone tondo, è un top down, ma tutto lo sprone c'ha le maglie passate a due colori. Ok, quindi c'hai... Faccio vedere dov'è questo qua. Oh, qua è un po' piccolo. Ah, ho capito qual è, avevo visto la foto. Sì. È bello anche quello lì. Sì, ho capito qual è. Un particolare molto interessante ed è che i ferri accorciati per il collo anatomico li fa questo designer, che è un ragazzo canadese, sì? Li fa con il punto costa. Non so e se come fa? Tu fai tutto il bordo del collo, no? Come sto facendo qua adesso, sì? Con il punto costa, uno Sì. a uno. E i ferri accorciati li fa ancora con il punto... Ah, cioè i ferri accorciati lui li fa all'interno delle coste. Delle coste, esatto. Bravissimo. Sì, è molto interessante. Questo non l'ho mai visto in un altro pattern. No, è la prima volta che lo sento anch'io. No, ed è molto originale. E dove li fa? Lo fa sulla maglia rovescia? Non mi ricordo perché l'ho fatto tipo a gennaio, no? Non me lo ricordo. Ma E poi non ci... usa i ferri accorciati tedeschi, però. Sì, penso di sì. Così non si vede la strozzatura. Si deve provare a vedere cosa viene. Devo provare. Sì, molto bello. Vedere un po'. Non me lo ricordavo. Niente, secondo me è già da più di un'ora che stiamo Esatto, parlando. perché poi dopo ci dilunghiamo e parliamo ancora. L'ultima cosa, qualcuna delle ragazze o dei ragazzi che hanno scritto ha chiesto qualcosa in particolare? Perché io avevo lanciato un sasso nel lago, avevo detto se volete sentire qualcosa scrivete, ma poi Esatto. non ho avuto tempo di No, guardare, io ho quindi chiedo a guardato, non te. ho trovato nessuna domanda. Siete Ok. attivi tutti, non ci volete bene, non ci fate domande. Qualsiasi cosa, se riusciamo a rispondere volentieri, anzi, siamo qui Esatto. apposta. E niente, allora Ci salutiamo tutti. salutiamo allora, salutiamo tutti quelli che ci guarderanno e che ci stanno guardando. E io vi auguro buona estate, poi ci rivediamo forse a settembre, vero Antonio? Dai, Lasciamo certo. passare un po' di tempo e poi dopo ci rivediamo. Tornerà Francesco, tornerà su Sì, quella volentierissimo, maglia. perché sto troppo bene, mi diverto un sacco e torneremo con qualcosa di finito. Sì. Quindi presenteremo qualcosa di nuovo a chi ci ascolta, ok? Io ti saluto Antonio, un grande abbraccio, grazie veramente di tutto Grazie a te. e buona estate per quello che può essere questa estate un po' particolare e ci rivediamo più in là. Ok, grazie mille, buone vacanze a te. Quando Grazie. parti questi giorni? Parto fra una settimana. Allora. Ah, ma no, non vi liberate di me perché qualcosina durante le vacanze su Instagram la pubblicherò, quindi non vi liberate. Ok. Cioè, il venerdì della maglia va in vacanza, ma Francesco no. Ok, va bene. Ok. Ciao a tutti. Ciao. Buon weekend e ci vediamo settimana prossima. Non sappiamo chi ci sarà qua con me.
ma Francesco no, perché sarà in vacanza, quindi buone vacanze Francesco. Grazie Antonio. E ciao. A settembre, chissà. Ciao. Ciao, ciao.